Penelope Cruz e Javier Bardem sono una delle coppie più belle e amate di Hollywood. Ormai sono sposati da ben 8 anni, ma la loro attrazione reciproca dura in realtà da quasi 30 anni. Hanno recitato in pochi film insieme, ma quei pochi sono bastati per farli innamorare. I due si incontrano per la prima volta sul set di Prosciutto Prosciutto del 1992, film che fece debuttare Penelope al cinema. La giovane attrice sicuramente non si sarebbe mai aspettata che Bardem sarebbe diventato il suo futuro marito, soprattutto perché all'inizio l'attore non era per niente attratto dalla bellezza della Cruz. Dopo ben 15 anni, la scintilla scoppia definitivamente nel 2007, quando un altro grande regista, Woody Allen, li vuole insieme per il film Vicky e Cristina a Barcellona. Penelope e Javier sono un'ex coppia sposata che inizia un triangolo amoroso con Cristina, interpretata da una giovane Scarlett Johansson. In quel periodo Javier era dubbioso sulla loro possibile relazione. È davvero vivace. Ci sono quelle scene in cui discutiamo, lei grida e tira piatti. Mi sono chiesto, è davvero questo quello che voglio? Dice Bardem. Durante le riprese si innamorano e cominciano a frequentarsi segretamente. Sono una coppia molto riservata e non intendono farsi vedere in pubblico insieme, rendendo difficile il lavoro ai paparazzi. Dopo 3 anni di frequentazione, Javier Bardem al Festival di Cannes del 2010 finalmente dichiara il suo amore a Penelope. Alla mia fidanzata, la mia compagna, il mio amore, Penelope. Ti devo tutto e ti amo moltissimo, dice Bardem. Fu un periodo davvero florido per loro, entrambi molto innamorati, di successo, con candidature agli Oscar e stelle sul Walk of Fame. Dopo essere convolati a nozze, la coppia nel 2011 dà alla luce il loro primogenito e nel 2013 la secondogenita. Ma questo non li ferma dal continuare a fare film insieme, anzi, da Il procuratore di Ridley Scott nel 2013, passando per Loving Pablo nel 2017, fino ad arrivare a quest'anno, con la pellicola Tutti lo sanno, che sembra cucire le vicende amorose dei protagonisti addosso al rapporto dei due attori. Il film di Asghar Farhadi racconta la storia di Laura, una donna che da Buenos Aires, città nella quale vive, si reca nella sua terra natale, Madrid, insieme ai figli, in occasione del matrimonio della sorella. Un evento speciale e festoso che si trasformerà ben presto in un vero incubo. Il passato riemergerà prepotentemente nella vita di Laura, colpendo una delle persone che ama di più al mondo, la sua giovane figlia. Una serie di eventi inaspettati confluiranno nella sua esistenza, iniziando a turbarne gli equilibri e facendo riaffiorare un passato rimasto troppo a lungo sepolto. Per il regista iraniano, già autore di pellicole come About Ellie e Una separazione, è il suo 8° film. Tutti lo sanno, è la seconda pellicola in lingua spagnola ad aver aperto il Festival di Cannes, dopo La maleducación di Pedro Almodóvar del 2004. Caso molto raro, in quanto di solito ad aprire il festival sono presenti film in lingua inglese o francese. Asghar Farhadi è stato così impegnato da dover ritardare le riprese di Tutti lo sanno per volare in Iran e girare The Salesman. Per Penelope e Javier, questa pellicola segna la loro 9ª collaborazione lavorativa. Il loro amore non toglie davvero nulla alla loro vena recitativa. Anzi, è un plus che fuoriesce dallo schermo e ci conquista ogni nuova prova. E questo nuovo film altro non è che una nuova dimostrazione. Tutti lo sanno, sarà nelle sale di tutta Italia a partire dall'8 novembre.